Bentornati in questo particolare video tutorial. Qui parla Simone Bonomi, bentornati chiaramente nella taverna di Accordi e Spartiti. Con questo bel video tutorial di chitarra acustica proverò a spiegarti i tuoi particolari di Ultimo, un brano del 2019 con il quale il cantautore romano si è presentato per la prima volta al Festival di Sanremo nella categoria Big. Un brano che chiaramente nasce al pianoforte, ma è molto interessante se portato sulla chitarra acustica, ci offre qualche spunto su cui riflettere e su cui lavoricchiare. Suoneremo sia in fingerstyle, suoneremo anche con il plettro. Io infatti il plettro lo tengo qua sotto il dito medio, pronto ad essere utilizzato per le ritmiche. L'intro si sviluppa sostanzialmente su due accordi, Do maggiore in fingerstyle, quindi l'intro e la prima strofa io le suono senza plettro, ma puoi anche farlo con il plettro, eventualmente non succede nulla. Due accordi, Do maggiore e Do, e Fa con il basso di Do, pardon, il basso rimane uguale. Puoi anche provare a metterci un Fa completo con il basso di Fa. La posizione però deve rimanere questa perché ho dei giochi melodici e non posso mettere giù il barré completo, ma ho la necessità di avere l'indice libero e indipendente. Perciò gli accordi che ti suggerisco sono Do maggiore e Fa con il basso di Do. Partiamo a vedere quindi questa melodia. Do, Mi, Fa, Sol, Do, alzo l'indice, Sol, Mi, sempre ribattuto leggermente dal basso sulla quinta corda, e faccio il mio accordo di Fa con il basso di Do e questa acciaccaturina sulla terza corda. Cambio un poco l'arpeggio dei bassi rispetto alla parte originale di pianoforte, ma per una questione di suono e di tenere i suoni su questo accordo, quindi faccio un Do, Fa, La, Fa, Do. Do al canto, Si, Sol, Mi e riparto. Lascio l'ultimo Sol a lungo, neanche troppo, e parto poi ad accompagnare la strofa. Sentiamo quindi questo intro fatto bene, con un po' di musicalità. E partiamo con gli accordi della strofa, che sono Do maggiore, Fa con il basso di Do per due volte, Mi minore, Fa con il basso di Do, Do maggiore e La minore. Quindi tutti accordi della tonalità di Do. La parte un po' più interessante la fa la mano destra. Pollice sulla quinta corda, indice, medio e anulare, quarta, terza e seconda corda. Suonerai contemporaneamente il primo accordo, quindi sia basso che accordo con le altre tre dita. Io faccio un arpeggiatino veloce, ribatto in levare il basso e in battere ho l'accordo. Giù e Ri, sono passato al Fa, ritorno al Do. Con l'accordo di Mi minore sposto il basso necessariamente sulla sesta corda, ma l'indice, il medio e l'anulare rimangono su quarta, terza e seconda. Fa basso, Do, ritornano lì dove erano, Do maggiore rimangono lì, idem per il La minore. È da tempo che non sento più tua voce al mattino che grida bu, e mi faceva svegliare nervoso, ma adesso invece mi sveglio e sento che mi mancano tutti quei tuoi particolari,
e continuo su questa falsa riga, sulla minore mi abbasso e parto con il quattro, con l'accompagnamento della seconda strofa. Se questo video tutorial ti sta piacendo, iscriviti al canale YouTube di Accordi e Spartiti, è un'operazione semplice, assolutamente gratuita, ci aiuta a crescere e a fare contenuti migliori, quindi grazie per l'iscrizione e continuiamo con il video tutorial. Cosa cambia per la seconda strofa? Beh, in primis il plettro, ti spiego fra qualche istante la ritmica, cambio un filo gli accordi dovuti al fatto che ho il plettro in mano, quindi anziché fare il Do maggiore faccio un Do con il basso di Sol per avere un po' più di riempimento sui bassi, che prima di diventare Fa fa un passaggino, una toccata e fuga su un Do con la settima maggiore, Fa con il basso di Do, ritorno su un Do maggiore, tra parentesi settima più per andare al Fa con il basso di Do, Mi minore settima, quindi aggiungo il mignolino sulla seconda corda al terzo tasto, di nuovo Fa maggiore con il basso di Do, Do con il basso di Sol e La minore naturale, senza settime, none eccetera. Ciao nona. Ritmica numero 1 è un po' la sorella anche della ritmica numero 2, saranno molto molto simili, cambia qualche pennatina in più e soprattutto cambiano le intenzioni e le dinamiche. Nella ritmica numero 1 sono un po' più delicate, vediamo un esempio con l'accordo di Do basso Sol. Avremo la pulsazione ritmica intanto che a sedicesimi, quindi di base 1 and 2 and 3 and 4. Questo è il movimento che deve fare la mano destra senza necessariamente suonare, quindi avere questa idea di base. Dopodiché, una volta chiaro questo, andiamo a sentire le pennate, che sono 2 3 and 1 and 2 and 3 and 4, e cambio accordo 2 3 and 4 and 1. Chiaramente aggiungendoci il Do settima più di passaggio sull'ultimo quarto della misura devo un attimo stare attento, avere questa ritmica ben chiara, cioè 1 2 3 4, quindi sul 4 butto l'accordo di Do settima più con il basso di Sol e faccio la mia bella ritmica completa sull'accordo di Fa con il basso di Do, un po' alla Imagine. Ritorno sul Mi, ritorno, basso sul Mi minore settima, Fa con il basso di Do e Do maggiore con il basso di Sol e La minore per andare al ritornello. Sei sempre stanco perché tu non hai orari, è da tempo esagerare con il volume, arriviamo alla fine di questa strofa, appoggio l'accordo di La minore, abbasso drasticamente il volume per poi partire col ritornellone a chiodo, come si dice in gergo. Gli accordi del ritornello sono Fa settima più, io il Fa settima più nel ritornello, visto che ho bisogno un bel di forza e di riempimento, ci metto, mi sforzo se non altro di ricordarmi di mettere il pollice e suonare la nota fondamentale Fa sulla sesta corda. Se ti viene faticoso questo movimento, fai un Fa settima più con il basso di Do che va bene uguale. Dopodiché Re minore settima, Do con il basso di Sol, il basso rimane fermo, Sol maggiore che io prendo in questa posizione, ma che va benissimo anche prendere nella posizione classica del Sol maggiore, riparto dal Re minore settima, Do con il basso di Mi. Come facciamo questo Do con il basso di Mi? In questo modo, il medio stoppa la quinta corda e quindi ho il Mi al basso sulla sesta e di nuovo il Mi basso
sulla quarta corda, Fa con il più, settima più con il basso, basso di Fa se ce la fai, o basso di Do nel caso tu non ce la faccia, Do con il basso di Sol, Sol maggiore, Sol settima, che io prendo così, in questa posizione, cioè la settima è il Fa sulla quarta corda. Metterla al canto diventa bennato, è un'altra cosa, non mi piace particolarmente. Qua cambia qualcosa a livello timbrico, si sente, ma non mi cambia il canto e quindi mi soddisfa un po' di più. Sennò diventa un altro accordo un po' più forte, cioè una tensione un po' più nascosta, ecco questo. Le parole giuste sono proprio queste, la tensione è un po' più all'interno dell'accordo e non in evidenza come qua, che è bella forte e spiccata. Ritmica numero 2. Come ti dicevo poco fa, la sorella maggiore, cioè quella potente, quella grande, della ritmica numero 1. Quindi sempre le stesse pennate, prendiamo un Fa settima più di base e avremo 1, 2, 3, 4, un po' più lenta, 1, 2, 3, 4, con la piccola differenza che chiaramente se ogni tanto ci infilo, quando voglio valorizzare un accordo, una schitarrata veloce, cioè un movimento rapido di mano destra, per valorizzare un accordo ogni tanto, non sempre, sennò diventa ridondante e anche un po' pesantino. Chiaramente deve essere una cosa che padroneggi e che inserisci una volta imparata la ritmica. Prima impara la ritmica, se sei un po' più esperto inserisci questa ciaccaturina, altrimenti vai dritto con la ritmica numero 2, che va bene uguale nel caso tu abbia iniziato magari a suonare da poco la chitarra. Interpretazione vocale, settima, mi abbasso, Do basso Sol e riprendo con la strofa, quindi ritmica numero 1, con il passaggio a settima più, Fa basso Do, insomma uguale alla prima strofa. Dopo il secondo ritornello c'è un piccolo special in cui gira che rigira gli accordi sono sempre gli stessi. Do con il basso di Sol, Mi minore settima, La minore e Sol, ripartendo poi con il giro degli accordi del ritornello, ma un piccolo obbligato, ovvero mi fermo sull'accordo di Re minore settima, lo lascio suonare. Sul quarto tempo della misura ho l'accordo di Do con il basso di Mi, terzinato, quindi 1, 2, 3 e riprendo sul mio Fa basso Do o Fa settima più, che sia, insomma è uguale. Sentiamolo lentamente dal Re minore, quindi 1, 2, 3 e 1, 2, 3, 1, 2, 3 e riprendo regolarmente con l'ultimo ritornello. Potrei scrivere per te nuove canzoni d'amore e cantartele qui tra i miei tuoi particolari. Potrei cantartele qui se solamente. Arriviamo quindi allo stop. Variazione, ovvero anziché chiudere sull'accordo di Do mi Fa Do maggiore, Re minore settima, Sol e Do.
cantartene qui, tic, con un armonichino. Bene, io a questo punto ti ho spiegato un po' tutte le varie sezioni, fingerstyle, plettro, che siano. Spero che questo video ti sia piaciuto, spero tu l'abbia trovato interessante e utile. Ti ringrazio per averlo visto fino alla fine. Noi chiaramente ci vediamo sempre qui in un altro video tutorial, ma di accordi e spartiti. Ciao!